Il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, sostenuto però dai colleghi Marianna Scoccia e Americo Di Benedetto, alla presenza del sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, che ha dato impulso al progetto, ha presentato il progetto di legge interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della regione. Un'iniziativa intrapresa per valorizzare il patrimonio storico e culturale che ha nelle mura il carattere identitario. La legge andrebbe a disciplinare gli interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici connessi, Torri, Castello, Ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali. La giunta regionale in questa maniera potrebbe concedere contributi a favore di quei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura e che abbiano un progetto di fattibilità tecnico-economica. In fase di prima applicazione la Regione Abruzzo provvederebbe per l'anno 2022 allo stanziamento di un milione di euro come cifra iniziale. In questo modo la Regione andrebbe ad assicurare non solo un contributo ma anche una procedura certa e strutturale che guardi alla tutela, alla creazione e alla promozione di percorsi culturali con tanta attenzione anche alle persone persone con disabilità. Uno dei segmenti identitari della nostra regione eh, rappresentato dalle mura urbiche, eh, elemento identitario se ben valorizzato e se ben eh, promosso. Fino ad oggi non c'è stata mai nessuna legge tesa alla valorizzazione eh, di questo fatto importantissimo. Basti pensare al Comune dell'Aquila, io, io da sempre sono stato un sostenitore dell'idea congiunta Comune dell'Aquila Sovrintendenza ai tempi del sindaco Massimo Cialente che era quella di valorizzare valorizzare quel bellissimo patrimonio ehm, urbico che era rimasto eh, della storia di questa città. E ne è nata peraltro un gra una grande eh, vivacità, molte associazioni hanno lavorato per costruire intorno alle mura urbiche ehm, dei percorsi culturali. Eh, è importante che questa legge provenga proprio dalle esperienze delle piccole città, degli amministratori.